Ok, dai, parliamone. Vuoi intraprendere la carriera dell'attore? Ebbene, eccoti le sei scuole più importanti d'Italia. Quelle storiche, quelle pubbliche, niente di privato. Quelle in cui non basta pagare per entrare, quelle in cui devi superare un provino. E che provino. In questa pillola, per darti anche un esempio concreto, beh, ti racconterò il mio. Non proprio tutto, perché raccontartelo tutto sarebbe lunga, 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 lunga. Te lo racconto in un'altra pillola. Dunque, partiamo. Vai, prendi carta e penna se vuoi partecipare alle selezioni e segna. Ah, prima di tutto, le selezioni di solito in queste accademie, in queste scuole, si tengono verso settembre-ottobre, però la domanda di partecipazione la devi spedire molto prima. Vai sui singoli siti delle scuole che adesso ti dirò e informati. Ed ecco la prima! Non per importanza, perché queste sei scuole sono tutte di grandissimo livello, ma semplicemente perché è quella che conosco meglio, visto che è quella che ho fatto io. La Paolo Grassi di Milano. Adesso te ne parlo un po' per come la ricordo io, ma tu tieni conto che io sono uscita da lì, diplomata, ben 20 anni fa? Sì, diplomata, perché purtroppo una volta, anche se il nostro percorso prevedeva che per frequentare quella scuola tu dovevi avere uno, la maggiore età e due, un diploma, nonostante tutto noi uscivamo con un secondo diploma, nonostante fosse un percorso universitario a tutti gli effetti, visto che prevede frequenza obbligatoria tutti i giorni per ben 8 ore come minimo, va bene? E continui esami, continui risultati per 4 anni. Beh, allora io ho presi il diploma, ma oggi se voi vi iscriverete, ragazzi, uscirete con in mano una laurea! Sì! È stato riconosciuto che anche il percorso artistico può portare a dei laureati! Lavori con maestri provenienti da tutte le parti del mondo. Io ho lavorato con maestri russi, giapponesi, francesi, inglesi e grandi maestri italiani. Le materie sono molto molto varie e lo spettro è ampio. Passi dall'addizione alla tecnica vocale, alla lettura, la recitazione, poi corpo, danza e anche sì, abbiamo fatto mimo e acrobatica. Una volta per partecipare ai provini c'era anche un limite d'età sopra il quale non ti accettavano più, ma adesso l'hanno tolto. Quando arrivai il giorno del provino, mi ricordo che stavo per svenire. Appena vidi la lista dei ragazzi che attendevano di essere provinati. Eravamo in circa 400 ed i posti erano 15. Lo so, lo so, lo so, lo so, lo so che adesso la tua domanda è: Enrica, Enrica, che cosa ti hanno chiesto di portare al provino? Allora, ricordati sempre che ti sto parlando di qualche annetto fa, va bene? Quindi vai a controllare. Se vuoi partecipare quest'anno, i futuri anni, vai a controllare bene che cosa chiedano oggigiorno. Dunque, al primo provino, primo perché all'epoca erano due, c'era una prima forte scrematura, dove da 400 passammo in circa 70 e poi un secondo provino per quei 70 rimasti. Alla prima selezione, dunque, chiedevano un monologo, un dialogo e tre poesie. Io come monologo, come ho già raccontato nella pillola riguardante le superstizioni teatrali, portai il Macbeth. Credo che pochi portino ad un provino proprio il monologo di quell'opera che si dice che porti un poco iella. Ma io per fortuna ero del tutto ignara di questa cosa. Quando alla commissione dissi porto il Macbeth, la commissione pensava ovviamente che io portassi l'unico monologo femminile che c'è in tutta l'opera, cioè quello di Lady Macbeth. Invece io, non si sa perché, perché sono un po' pazza, ero un pazza allora, pazza oggi, follia. Ovunque la follia del Macbeth già mi possedeva, non portai Lady Macbeth, ma bensì il famosissimo monologo di lui,
Re Macbeth, che inizia con quei sublimi tre domani e domani e domani ancora. Cioè, con un faccino da diciottenne, da ragazzetta, io portai un monologo maschile di un uomo molto maturo. E perché? Perché mi piaceva tantissimo quello che lui diceva, perché quelle parole mi smuovevano tutto un fuoco dentro, perché mi piacevano tantissimo, mi piacciono tuttora, io godo nel dire quel monologo. E questo è il suggerimento che vi do quando tantissimi di voi mi chiedono: ma cosa devo portare al provino, Enrica? Come faccio a scegliere il monologo giusto? Il monologo giusto è quello che ti piace veramente, quello che quando lo interpreti ti esce da tutti i pori, quello che fai con l'anima, con il cuore. Comunque, visto la mia scelta un tantino azzardata, la commissione non mi chiese nemmeno il dialogo. E delle tre poesie, una sola. Dopodiché mi disse: grazie, le faremo sapere. Tutto qua. Giuro, pensavo assolutamente di non essere piaciuta. E invece rimasi sbalordita quando una settimana dopo mi chiamarono per tornare alla seconda selezione. E lì ci mandarono loro il dialogo e il monologo da fare, a loro scelta. Inoltre, lì, quella giornata, sì, perché il secondo provino prevedeva ben 6-7 ore di provino, in cui dovevamo stare lì tutto il giorno e improvvisare. Abbiamo danzato, cantato, improvvisato su varie tematiche e lavorato sulle scene che loro ci avevano dato. Anche qui avrei un paio di cosette molto divertenti da raccontarvi, delle cose che ho combinato durante questo provino, ma fatto sta che fortunatamente, grazie agli dei del teatro, sono passata. Ed ecco una seconda scuola per voi. Segnate! Senz'altro non possiamo non nominare il Piccolo Teatro di Milano. Poi c'è l'Accademia Filodrammatici, sempre a Milano, quindi a Milano ben tre grossissime scuole. Poi ci spostiamo su Roma con l'Accademia Nazionale Silvio D'Amico e il Teatro Stabile di Genova e di Torino. Se ci credi, se hai passione, provaci. Dai, la vita è una sola. Da parte mia ti auguro tanta, tanta